sono io. Bella melone 83. Sono tutta calda per te. Ma guardi che non ho mica ordinato la pizza, sa? Oh, sì. Mi scusi. Già, già. È la hotline, hot love. Sì, sì. Eh sì, lo so che ho ordinato io il collegamento, ma sono le 4 del mattino. Eh sì, ha ragione. È l'ora più intima. Già. E quanto mi costerebbe al minuto? Oh, però! Va bene, accetto il collegamento. Che cosa ti farei? Come che cosa ti farei? Ah, ho capito. Allora, le farei... Sì, è meglio usare darci del tu in certe situazioni. Allora, ti farei che ti porterei in mezzo al frutteto, quando è il tramonto. E per terra ci sono quelle belle mele mezze marce che fanno quella marmellata un po' viscida. E poi ti farei, toglierei, mi vergogno un po' a dirlo, mi toglierei le scarpe. Sì. E poi oso, azzardo, e poi fare annusare, sì, prima la sinistra, e poi la destra, e poi ti farei... È finito il collegamento? Si è goduto? Oh, accidenti, si è goduto! Sì. Va bene, a presto, bella melona! Sì. Come? Carte di credito? Guarda, io non ho neanche quelle da brisco, pensi un po'. A lei questo non interessa, eh? Sì, ha ragione. Facciamo così, pagherò con i francobolli, eh? Certo. Ciao, bella melona hot love. Però, che orario però, Benvenuta! 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 Certo, il chip alla rovescia, ho messo il chip alla rovescia! Ma che testa! Ah, che roba! Ecco. Benvenuta! Benvenuta dove? E chi sei? Io sono quello che ti ha comprato, quello che ti ha portato fino qua, quello... tuo nonno? No! Tuo zio? Papà, ecco, sono tuo papà! Bambino, sei il mio bambino! E ti chiami? Mi chiamo Geppetto! È uno pseudonimo, vero? No! Un diminutivo? Giuseppe, Pipino, no. Gianluca Pino? No, è solo Geppetto! E tu ti chiami Pinocchia! Stai scherzando? Pinocchia! Ma sai le compagne di scuola come mi tormentano? Ma dai, Pinocchia! Non si potrebbe fare almeno Maria Pinocchia? Barbara Selvaggia Pinocchia? No, Pinocchia e basta, è un nome un po' strano, lo so, è letterario, è come dire Renzo e Lucia, no? Renzo e Lucia? E cos'è? Il nome di un travestito? Un po' Renzo, un po' Lucia? Ma no, sono due nomi che ho preso da un libro di Alessandro Manzoni. Manzoni Alessandro, romanziere, poeta, autore dei Promessi Sposi, nasce a Milano nel 1785 da relazione adulterina, all'età di 12... Basta, vedi che sei brava, vedi perché le tue compagne di scuola non ti derideranno, perché a scuola non ci devi andare. Domanda, e perché? Perché tu sei programmata, conosci già tutti i programmi scolastici, almeno dovresti conoscerli, e lo dice anche il tuo manuale di istruzione, vedi? Eccolo qua. Ah, sì.
Allora, il modello, cioè la bambina in questione, è in grado anche di effettuare calcoli complessi. Proviamo, Allora, quanto fa 600.342 per 27? 16.327.342, perché se sbaglio come lo sai? Caratterino, E perché sei di una buona marca, mi fido. Capitale dell'Honduras! Seguo con CK, se ci dico fosse in scemo tu capo, c'è tu quinta tappa. No, o sbagli o mi prendi in giro. Ma qui non è previsto che tu mi prenda in giro. Vedi? Il modello PIN452 non è in grado di comprendere metalinguaggio né di ironia né litote ironica. Chissà cosa vorrà dire. Che non potrei mai prenderti in giro. Sei un maschio, sei troppo intelligente, sei un essere umano. Sei per 318! Va bene, adesso una domanda di carattere scientifico. Spiegami la teoria della forza di gravità. La teoria della gravità. Allora, un giorno nella campagna inglese Isaac Newton stava sotto un albero di mele al tramonto, quando c'è quell'odore di mele mezzo in mangio. Sì, vai avanti, vai avanti. Cade un frutto, ma Newton dormiva e la teoria non fu mai scoperta. No, non mi risulta. Rispondi bene, non farmi arrabbiare, rispondi bene o ti resetto, Certo. Allora un giorno Newton entrò in aula e i suoi scolari gli chiesero: professore, l'ha scoperta poi la teoria della gravità? E Newton rispose: oh ragazzi, con questa teoria della gravità mi avete proprio fatto cadere i marroni. Ma adesso basta, tu rispondi a casazzo, ma adesso prendo il cacciavite, mi apri quella testolina tarlata e ti risetto, lasci fuori da lì, maledetta! Ma che fregatura che ho preso, ma... Cosa? Eppure ho seguito il manuale. Nella fase di rodaggio del modello PIN452 si consiglia di fare domande semplici. Ecco dove ho sbagliato. Sciocco che sono. Ho fatto domande troppo forti, troppo difficili. L'Honduras, la forza di gravità. Ma certo, domande semplici. Allora, Pinocchio, ti faccio una domanda facile, quanto fa 2x2? Oh, brava! Adesso un'altra cosa facile, un proverbio, sì. Completa questo proverbio. Rosso di sera. Domanda non formulata esattamente. E dai, lo sanno tutti! Rosso di sera. Precisare se si allude al tramonto dell'ideologia comunista, alla crisi dell'auto Ferrari, al tramonto, alla nuova moda o l'inverno. Ma adesso basta, io ti smonto, Smonto! Ma il tempo si spera! Uomini e buoni dei paesi tuoi! Lupus in fabula, la schiattarella! Ti dico tutto sulla schiattarella dell'acero! Sentiamo. È il tuo settore, non ti posso fregare! Dicesi schiattarella dell'acero! Un piccolo tarlo malraforo che rosicchia il legno dell'acero giovane e rovina i mobili! Che i falegnami temono assai! Alcuni esemplari di schiantarella raggiungono la lunghezza di 16 metri! Millimetri! Oh. Volevo dire millimetri! Va un po' meglio, vedo che cominci ad obbedirmi. Devi ascoltarmi e seguirmi. Sì. Sei un po' confusa, vero? Il mondo è complesso. Il caos, il cosmo, il legno, il fuoco, ma capirai. Vedi, il tuo programmino, il tuo cervellino, deve fare conti con il bene e il male, ma soprattutto con la verità, quindi non dire mai le bugie e di rispondi sempre il vero. Cosa c'è? Mi guardi strano? Cosa fai? Ricomincia a prendermi in giro? Quando il modello PIN452 apre la bocca, ha fame. Ma certo! Piccola mia, tu mangi, hai fame, che sciocco, ma dimmi cosa vuoi mangiare? Pere, mi è venuto così, pere. Ce l'ho una pera. Bella, l'immaginavo diversa, con tante zampe e gli occhi che nuota sul fondo del mare e fa un verso così, e quando la mangi urla, è bella, è fatta... Appena hai fatta! Che brava! Sai, bambino, gli astini non ti vanno a dare pere e non sa
avuto in danno il disegno. C'era stato a derriere sul peripano. Che tiene in mano una pera, così. In questo tempo veniva adorata la grande perona sacra. I sacerdoti, detti perigoti, guidati dall'abate Fetel, andavano perennemente perdando, vestiti col perizzona, peregrinando in fila per la tre. E cantavano: la bugia non è violenza, ma andormal sopravvivenza, la bugia è verità, a cui manca la metà. Brava, sai cantare, va bene, ma adesso basta, eh? La bugia, c'è il buon della poesia, se ne dici uno giorno togli la realtà di torno, se ne dici cento e cento, finirai in Parlamento. Sì, sì, questo è vero, ma tu sei un po' troppo piccolo per sapere queste cose, eh? La bugia è pietosa, la bugia è velenosa, la bugia è umanitaria, la bugia è necessaria, non c'è arte che non sia una piccola bugia. Sì, 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 va bene, va bene. Sì, è così, perché anch'io ho dipinto una pentola sul camino, ma queste sono fantasie, le fumisterie, bisogna tenere i piedi per terra. Io ad esempio faccio gli zoccoli. La bugia è il pinzimonio di ogni sano matrimonio. La bugia è il condimento di ogni lo scontradimento. Senza bugia non potrei fare nessun commercio, nessun affare. E un giorno disse Dio, voglio dire una bugia anch'io. Grazie poveri, disse Dio. Ma vedi, all together now, cantiamo. No, 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 non mi contagiare. La bugia chiama bugia e ti troverai sul più bello. Aderisce in un castello, una vera cattedrale di bugie una con l'altra. Una bugia monumentale, gigantesca, universale. Un tremoto temporale, un tremoto temporale di bugie, di bugie. Ecco l'ultima bugia che per oggi inventerà. Più bugie più non dirà! Che fregatura! Che fregatura che ho preso! Ma ti rimane indietro! No, 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 no! Ma non sai cosa mi hanno fatto in quel laboratorio? Io sono orfana! La mia mamma era una provetta ma si è rotta! Mio babbo non lo so! Sul cartellino del donatore c'era scritto Elvis Presley! Ma va! E va bene, un'altra bugia! Ma è più forte di me! Però voglio imparare a vivere in modo sincero e adulto! Dammi un'educazione, dai! Sei sincera? Sì. Diventerai grande e non dirai più le bugie? Giuro! Allora, incominciamo le lezioni. Giochiamo a babbo e figlioletta, sei pronta? Sono pronta, ho capito, sono di legno, mica di coccio, eh! Cosa fai, rispondi? Allora, prima lezione, se sei una bambina educata non devi mai rispondere a tuo padre! Hai capito? Rispondi! Qualsiasi cosa accada, non devi mai rispondere a tuo padre, hai capito? Rispondi! Neanche se mi ammazzi, mi ha detto di non rispondere! Ma no, volevo dire che non devi rispondere a tuo padre quando lui non vuole che tu risponda! Ma devi anche capire quando lui vuole che tu risponda, allora devi rispondere anche se non devi mai rispondere! Papà, ma che casino hai in testa? Insomma, zitta! Impara a stare zitta! Certo, starò zitta! Oh. Non dirò più una parola! Bene! Muta! Muta! Non un fonema uscirà dalla mia bocca! Oh. A meno che io non capisca che devo parlare per proseguire idealmente un discorso da te iniziato. Ecco, io sarei però, diciamo così, lo sbocco naturale, la precisazione, il cronamento. Nel quel caso sarei zitta in quanto identità culturale autonoma, ma parlerei in quanto sintonica tuo sforzo concettuale e la suggestione della tua tesi, che in me troverebbe un supporto fonetico in espressività delegata, cioè ai fini di un'architettura dello spazio significante. Io pur tacendo parlerei, mentre tu parlando taceresti. Sì, esatto. Io avrei detto in parole un po' più complicate, tu l'hai semplificata un po'. Hai visto male? Okay. Adesso un altro esempio didattico. Sì. Il tuo bambino torna a casa stanco. Sì. Perché ha lavorato tutto il giorno per poterti comprare le pere. Sì. E tu lo accogli. Sì, sì. Aspetta, aspetta, aspetta. Pronta? Sì, 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 sì. Oh, come sono stanco. Bambino, bambino! Oh, piano, piano! Via, via, via la giacca, via la giacca. No, via, via, la giacca, via! La giacca, via! Via, via, via! Via, 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 via! No, via, al suo posto! Al suo posto! Via! Non ci va, ma... Facciamo così, adesso tu, bambino, si siede e tu massaggi. Meno, meno, meno. Oh, che bello. Sarà bello, ma è poco produttivo, eh? Sì, questo si chiama gioco tra babbo e figlioletto. E non c'è altro? No,
c'è l'affetto, la vicinanza, il sacrificio, i regali di Natale, ma quel te devi meritare, tutto sommato, come il primo giorno di uso, cioè di far conoscenza, non sei andata così male. Ah, dici davvero, dici la verità, babbo! Certo, io non dico bugie, perché dovrei mentirti? Io non uso trucchi! Va bene, Lodi, c'è il petto! Guarda quanto se bello. Volete punirla dolorosamente, colpitela nel punto 6, col cacciatore. Aia, babbo! Ai. Così impari! L'ho fatto per insegnarti, l'ho fatto per il tuo bene. Sì, ah sì, babbo. Sì. Anch'io ti voglio. Maledetta, a letto senza pena, a letto senza cena. Ingrata, io che ti ho voluta per non sentirmi più solo, per specchiarmi in te, per far di te la mia continuazione. E tu mi deludi. Dai, Pinocchietta. Diventa obbediente, stiamo sempre in questa piccola casa, piccola ma schifosa, linda ma pulita. Cucinerai per me, ricamerai per me, sarai la gioia del babbo. Che culo! Posso uscire? Uscire? Uscire dove? Non c'è nulla là fuori, sono pericoli, criminali sanguinari, gatti e volpi di paesi esotici, alberi, alberi scheletriti a cui si impiccano gli innocenti, e grossi serpenti, enormi balene, e uomini che sputano fuoco dalla bocca, e gas velenosi. Sì, restiamo qua, in questa piccola casa impaurita. Solo la paura potrà governare la nostra vita. Certo, un giorno io avevo ideali di uguaglianza, di avventura. Volevo fare gli zoccoli a tre mannai, le scarpe a Sandoka, il ciabattino al Cremlino. E adesso cosa mi resta? Paura e bugie. Questi sono i tempi, né giovani né vecchi, né carne né legno. Anche tu, come nelle favole, non sei né giovane né vecchia, né carne né legno. Sei il futuro del paese. Cioè niente, niente. Hai capito? Non c'è nulla là fuori! Ma io sento che sono nata per uscire, per vedere! Ho le gambe! Toh, saranno per camminare! Il naso per infilzare qualcosa! Le tette qui, per fare il latte! Ho tirato a indovinare! Qui sotto? Oh, non lo so, ma promette bene! No, non uscire! Fa freddo! Dai, sentiti che ti racconto una storia! Uffa, lunga! Quello che si vuole, dai! Oh, dunque, c'era una volta una ragazzina che si chiamava Cenerottola. Stava sempre chiusa in casa, non usciva mai, lavorava tutto il giorno ed era contenta. Era scema. Ma no, si accontentava. Aderiva a un partito dell'epoca che diceva che doveva accontentarsi. E questa aveva due sorelle brutte, ignoranti, arcigne, invidiose di lei. Siamo sicuri? Non è che era lei a essere invidiosa di loro? No, e nel paese di Cenerottola c'era un re con un figlio, principe, che non ne voleva proprio sapere di sposarsi. Lui preferiva andare in giro con gli amici, a caccia, nella foresta, col suo falconiere. E non fare così, non è come pensi tu. Dai, è un tipo un po' sofistico, ecco. E allora il re disse: organizzo un gran ballo, invito tutte le ragazze del paese. Il principe ne sceglie una e se la sposa. Così zitti tutti! Però purtroppo Cenerottola non poteva partecipare, perché aveva l'armadio vuoto. Non c'aveva niente in armadio, solo qualche straccetto, sai? Bugia classica, dicono tutte così! Insomma, non aveva niente che fosse all'altezza di sua altezza, va bene? Sarà. Ma per fortuna arrivò la fatina! Cosa? Cioè, questa è una disgraziata, sfigata, sempre chiusa in casa! E ora c'ha pure la fatina personale! E come ha fatto? Ma fatto, è perché Cenerottola e lava, e stira, e sgura, e lava, ha raccolto i punti del detersivo e ha vinto un premio, e il premio è la fatina, va bene? Oh. E così la fatina disse:
E salagadù, la magica bula. Quella è la formula magica, la formula magica! Insomma, e con salagadula, e con la fatina, insomma, Cenerotto la mette su un vestito bellissimo, prende una zucca, un taxi, prende un taxi e va al ballo. E al ballo il principe la vede, il principe la vede, perde la testa, la invita a ballare e ballano tutta la sera. Tutta la sera insieme. Ma chi gli aveva insegnato a ballare? Se Cenerotto la stava sempre chiusa in casa, dove aveva imparato? Con un corso per corrispondenza? Ma non lo so, non lo so! Non mi interrompere! Oh, insomma, con valzer, smorzoni, rivalzer, smorzoni, finalmente il principe si innamora di lei. Ma c'è Rottola, mezzanotte, deve tornare a casa. È vero, chiude la metropolitana. Ma no, 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 finisce l'incantesimo, finisce a mezzanotte. Oh. Però scappando via Cenerottola perde la scarpina. Devi sapere che Cenerottola aveva un piedino così piccolo, che solo lei l'aveva così. Aveva un piedino piccolo, così, no? Sì, sì, dai, ballava sui moncherini. Ma no! Ma papi, non che storie mi racconti! No, una che sembrava sempre chiusa in casa a sgurare ed era contenta, cioè aveva la fatta africana, piaceva un principe che preferiva il balconiere e ballava sui moncherini! Ma porca troia, mi hai distrutto la favola! Scusa, bambola, pianissimo. Raccontane un'altra e non sarà più così critica, lo prometto, Sì, fammi pensare. Sì. Allora. No, dai. Sì, ce l'ho. Allora. C'era una volta un tipo che si chiamava Luke Skywalker. E aveva la forza. E aveva la forza e uno spadone di luce. Così. E con lo spadone tagliava. E ritagliava. E si la forza. Zacchette. Zacchette. E anche questa è una gran cagata. Babbo, basta così, eh? No, ne so, una, questa mia passione, veramente, quando comincio non la smetto più. Allora, c'era una volta un falegname, no? Sì. Come me, che trovò un giorno un bel pezzo di legno e disse zic zic i piedini e zic zic le manine. Sì. Con questo ci farò un bellissimo burattino di legno. E così zic zic il nasino, zic zic. Che storia appassionante! Lo sapevo! I miei dati lo dicevano! Il mondo fuori è meraviglioso! Sì! Casa c'è il calduccio del camino, Geppetto è buono, ma non può essere tutto qui. Sono sicura che c'è qualcosa di grande per me qui fuori e senza pericoli. Perché la mia innocenza è come uno scudo e il mondo ama quelli come me, curiosi e innocenti. Oh no, guarda le stelle lassù, Sirio, Venere, Aldebaran. Le stelle mandano luce anche dopo morte. Per anni e anni. Sono bugiardi, fan finta di essere vive. Anche la luna finge di essere luminosa e invece la sua è luce riflessa del sole. Luna bugiarda! Anche l'albero laggiù è un bugiardo. Si finge scheletrico e nudo per i poeti, ma presto tornerà a riempirsi di foglie e gemme. E guarda il geco che si mimetizza al muro. È bugiardo, ma se non lo facesse morirebbe di fame. E il bruco? E il bruco? E il bruco? L'ho spiaccicato. E il bruco? Bruttino e modesto, bugiardo, diventerà una top model di farfalla. Questo forse... No, la natura è bugiarda! Zitta, non devo dirlo. Geppetto non approverebbe, non mi farebbe più uscire. Ah, che bel paesaggio sincero! Nessuno dice bugie qui fuori! Forza, Geco! Forza, Bruco! E che silenzio!
una bambina? Cosa fai qui fuori di notte? Niente, raccoglievo le pere, ecco. Io sono la tua coscienza. Perché hai lasciato Geppetto da solo? Mi ha detto che ero stata brava e potevo andare un po' fuori. Non è vero! Non puoi dire bugie alla tua coscienza. Non va. Non va, testolina di legno, non va. Imparerai ben presto che bisogna obbedire ai genitori. E io so tutto sui rapporti tra genitori e figli, sai? I rapporti tra genitori e figli devono essere reciproci. Ma no! Ma sì! Non dico mica bugie io. Mi baso su dati. Secondo i sondaggi, 2 famiglie su 3 non sono felici. E sai perché? Sai perché? Perché non si fanno guidare da un esperto come me. Lui non ti desidera più, comprati un reggicalze. Lei ha sempre mal di testa, fatti un amante. Vostro figlio si droga. E vorrà dire che gli manca qualcosa. È la droga, appunto! Che bravo, sai davvero tutto, eh? Tutto. Vuoi che ti parli della felicità? C'è una strada in 12 punti per la felicità. 1. Crediti felice. 2. Sentiti felice. 3. Se gli altri ti dicono che sei infelice, non ascoltarli. 4. Trova dentro di te il segreto della felicità. 5. 5. Impara a guardare un filo d'erba. Sì. 6. Per i 6 mi devi pagare. Ma che coscienza sei? Lavori per me o lavori per te? Oh, io sono la chiacchiera cosmica. Io non so nulla e parlo di tutto. Io ti dico la prima cosa che mi salta in testa, te la vendo come fosse stata pensata nei secoli. Io litigo, io affermo, io aggredisco, io sentenzio. Io me ne frego sostanzialmente di tutto. Non sei felice? Cazzi tuoi! Ma come parli? Oh, è una provocazione. Vedi, la felicità è dare agli altri. Firma il modulo, su, riempi il modulo. Cosa? Dai, su, è un'offerta di beneficenza, fidati. Fidati della tua coscienza. Oh, i tuoi soldi salveranno una bimba africana. O una foca monaca. O una balena laica. Vorrei saperlo adesso! E se mi dici bugie? Piccoletta sintetica sospettosa! Non criticare, non dubitare, non contestare! Quello lascialo fare a me! Tu sei di legno, hai figli! Devi fare quello che ti dicono! Ora torna a casa e impara quello che ti ho insegnato! No! Voglio stare fuori! Non faccio del male a nessuno qui! Lo dici tu! Allora, primo fantasma! Geppetto si addormenta! Il fuoco gli divora i piedi e sale su! Fino alla parrucca! Geppetto brucia vivo e muore! E la colpa è tua! Il fuoco è spento! Non dire bugie! Allora, secondo fantasma! Mentre tu sei fuori, una bimba molto più bella, obbediente di te, e con 2 grandi tette, arriva a casa. Geppetto la preferisce a te. E quando tu torni, c'è lei nel tuo lettino. No, Geppetto mi vuole bene. E poi c'è posto per 2 bambine là dentro. Sì, ma lei è più bella di te. E poi è corrotta! Sta parlando male di te, sta dicendo: Pinocchio non è una bambina. Pinocchio è una specie di golem. Un succedaneo, un clone. Basta! Ah!
Guarda che tra poco col DDT, eh! Hai capito? E non muori! Mi hai ucciso! Sì! Muoio! Anche tu sei come tutti gli altri! Sì! La gente ci ascolta cantare e dice: oh, che carini! I grilli! Campagna, infanzia, aria pura. Poi, quando trovano uno di noi in casa, lo schiacciano. Sì, così è la coscienza. Quando la si ascolta, che è lontana, con voce flebile, va bene. Poi, quando si fa più vicina, forte, vicina a te, boh, una scarpata, caput! E va bene, scusami, ti ascolterò e non ti tirerò più niente, ma non esagerare, eh! La coscienza esagera sempre. Pinocchio, ho fatto un sogno, un incubo. Ho sognato che eri sparita. Ma guarda, hai acceso il fuoco. Ma allora, sei sempre stata qui. Sono sempre stata qui. Non sei andata via. Sempre qui. Oh, che bello svegliarsi e non essere più soli. Sai, pensavo. Cosa? No, pensavo che brutto sarebbe aprire gli occhi e non vederti più. E scoprire magari che eri in giardino a guardare le stelle, a sognare una vita tutta tua. Ma tu hai bisogno di me. Io mi sto abituando a te. Dai. Facciamo così. Ci mangiamo mezza pera in due e ci facciamo progetti sul futuro. Sul tuo? No, ma cosa dici? Il mio ormai è breve. Quanto hai di glicemia? 200. Colesterolo? 300. 300? Ma vero, ma tu muori, non arrivi a Natale, chi si curerà di me? No, l'ha venduto, non ce l'ho più il colesterolo, non ce l'ho più. Dai, dimmi cosa farai da grande, dai. L'infermiera, ovunque ci sarà un genocidio, io lì sarò. E se mi sento male io? Speriamo di no. Poi firmerò appelli, sposerò un calciatore e avrò tre figli. Frassino, Ebano e un Tano. Ma no, ma questi sono progetti da nulla. Lo sai cosa devi fare te? Devi diventare ricca. Hai capito? Non fare come tuo babbo. Lascia perdere il genocidio, perché il tuo babbo si è sempre sacrificato tutta la vita. Guarda qua. Pinocchietti belli e brutti. Orologio a cucù che nessuno vuole più. Ha fatto la rima. Sì, ma con la poesia non si diventa ricchi. Lascia perdere tutte queste idee. Devi fare merchandising. Pinocchietti di legno. Sfondare sul mercato americano. Capito? Via la poesia, via. Devi trovarti un buono sponsor. Solo così si diventa grandi e furbi. Dai, adesso vai a letto. Che c'è sonno? Lo vedo che c'è sonno. Ma io non ho sonno. Sì, ti si chiudono gli occhietti, se lo vedo. Hai sonno? Uffa, la ninna nanna, cantami almeno una ninna nanna. Ninna nanna, ne conoscevo solo una che mi cantava mio nonno. Curali, voglio curali. Fa così, eh. Il maiale nel cortile non vuol dormire, non vuol dormire. Passa cecco col badile, vada boom, 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 e coglione, e il maiale va a dormire, dai, dormi. Cosa dolce? Ma io non ho sonno, mi manca qualcosa! Cosa c'è? Cosa vuoi? Il giornalino, gli altri bambini si addormentano col giornalino! Il giornalino, babbo, il giornalino! Va bene questo? Oh, cos'è? Oh, questo cos'è? Giovani collegiali bagnati! Niente, una storia di bambine povere che camminano la notte senza ombrello e piove, ma è una storia triste. Adesso dormi perché domani devo fare un nuovo prototipo di zoccolo e poi devo trovare un nuovo numero hotline. Una pizzeria, non puoi capire. Dopo, dai. Il volume adesso dove ce l'ha? Oh, che c'è da te? Ah, lo stavo dormendo, ti ho fregato! No, guarda, dormo, guarda. Papà! Ah, cosa c'è? Rompi balle! Come nascono i bambini? Allora, dove sei? Vieni qua.
c'è il pisellino, la castorina, poi si va nel lettino, poi si trombicchia, va bene, ma io come sono nata? No, no, tu sei diversa. Ecco, si prende un seme di pero, poi il DNA, si fa una pera, poi due pere, poi un albero di pere, con le pere tutte uguali. Ecco, tu sei una di queste pere. E perché piange adesso? Mi hai fatto mangiare una pera! Ha mangiato una sorellina! Ma no, testina di legno, era una metafora! No, era una pera! La metafora è una figura del discorso, dal greco metafora in dire altro per altro. Invece la pera... Ah, non incominciare a imbesuirmi, eh! Io ti ho comprato, ti ho voluto, perché non potevo avere figli. Perché la tua mamma, la tua non mamma, la mia compagna Zoe, mi ha lasciato. Perché? Perché i rapporti più sono veri, più sono quotidiani, e più si consumano, come gli zoccoli. Vedi? Io non potevo soddisfare i suoi lussi. E poi lei aveva una smodata ambizione e uno spietato arrivismo che mi ha lasciato per un commerciante di legna. Brutto, grasso, ignorante, indegno, la troia! Però l'hai presa bene, ma... Sì, certo, certo. Io adesso vivo serenamente la mia solitudine. E adesso, comunque adesso sei tu, no? E saremo sempre insieme. E parleremo. Domani, però adesso dormi, che c'ho da lavorare domani. C'è tutto! Guarda. Papà! Cosa c'è? Stavo pensando che se i rapporti più sono veri, più si consumano. Qual è il rapporto più vero di dipendenza, vicinanza, simbiosi, osmosi del nostro padre e figlia? Perciò un giorno io me ne andrò, crescerò, mi svilupperò. Mi sposerò e tu tornerai solo, io pure! Dormi o ti saccagno di botte! Credo che staccagnare sia una voce dialettale. E me ne andrò e mi sposerò e troverò il principe azzurro. Ma come si fa a trovarlo, a richiamarlo? Allora... Nei film la ragazza canta e il principe arriva. Proviamo. Un giorno arriverà l'azzurro cavaliere. No, così faccio arrivare i lupi. Cosa faccio? Mando un fax. Protettrice, serve aiuto? Vuoi consigli? Anche tu come il grillo? Il grillo è un insetto ortottero maschio! Il grillo è un insetto ortottero maschio. Io sono un archetipo favolistico donna e capisco la tua femminilità. Vuoi andare al ballo del principe? Non sono programmata, non so ballare. Vole! Fole, neanche Cenerottola sapeva ballare, ma appena entrata si è sparata dei gran giri di valzer. Hai fatto una magia! Ma quale magia? 6 mesi di scuola di ballo Efrem, il mago del tango. Un sederino così dovrai farti se vorrai diventare una bimba seduttrice e conquistare il tuo principuzzo. Sai cosa funziona con gli uomini?
Le bugie. Allora io sono una seduttrice nata. Ma mettetevi d'accordo. Uno mi dice che non devo dire bugie, quell'altro le vende. Tu mi dici che devo essere bugiarda. La bugia è furberia. La bugia è strategia. Senti, a lui devi dire così. Con te è diverso. Diverso. Tu mi fai provare cose che nessun altro mi ha mai fatto provare prima. Prima? Con te è come la prima volta. E sottolinea come, così intanto capirà che non è la prima volta. Tu mi fai sentire così, nonna. Nonna. Donna. Donna. You make me feel. You make me feel. You make me feel like a natural woman. Woman, 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 woman. Come sei brava. Ma io non posso diventare una cacciatrice d'uomini. Io devo stare con papà, essere il bastone della sua vecchiezza. Ma io lì come uomo, principe padrone, non ho bisogno d'altro. Capito? Testa di legno, grulla e limitata. Sciocchina. Si vede proprio che sei un clone. Un cosa? Oh mio Dio, non gliel'hanno detto. Bellina, tu sei una donna, mica una bimba. Guarda quanto sei alta e hai tutte le tue cosine. Il tuo babbo può dirti le bugie, ma non ci ha voluto come figlia. Ma che cosa dici? Carina, fossi alta così, con le dita del naso saresti una bimba. Ma tu sei una donna e lui ti vuole come donna. Guarda. Eppure un bell'uomo, pieno di pelo, un bell'orsetto. Certo che vuole la tua compagnia, ma non quella che credi tu. Lui vuole il tuo corpo, vuole mangiarti, vuole consumarti. È un uomo. Ho scritto molti libri su questo. No, 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 tu menti. Bella mia, crescerai. E il suo sguardo cambierà. Si incupirà. Scappa finché sei in tempo. Non fidarti degli uomini. Scappa. Toglievo la pelle e me la mangiavo. E poi ho sognato un grande castello con una grossa porta chiusa e dal soffitto pioveva sangue. Hai preparato il caffè latte per il babbo? Dov'è il caffè? Dov'è il latte? È giusta domanda, non c'è. E allora come facciamo? Lo dipingiamo sui muri con una pentola? E no! Bisogna guadagnarselo! Basta, basta con i burattini! Basta con i pupazzetti! Da oggi farò calzature! Pratiche comode, calzature di legno! E ho già lo slogan, senti questo! Cammina sul legno, cammina sulla natura! E tu mi aiuterai! Sai, il tuo babbo ha cominciato a lavorare quando aveva 10 anni! Adesso fanno tutti delle storie! Ma guarda cosa c'è scritto qua! Guarda cosa c'è scritto! Made in Indonesia! E sono tutti bambini là! E che lavorano e sono contenti! Dai, metti a posto che cominciamo. Va bene, ti aiuterò. E questi cosa sono? Sono truzzoli, sono quello che rimane dopo che ho fatto un burattino. Allora sono i suoi ricordi,
i ricordi di quando era un albero. E quali sono i nostri truccioli? Io sono nata in riva al mare, lo sento. Papà era pescatore e donatore di... Sì. Mamma, non lo so, non l'ho mai conosciuta, però quando sono nata io avevo una pinna sulla schiena e facevo un certo odore di fritto, perciò forse era una sirena. Ma che razza di bugiarda! Ma sei poetica nelle tue bugie, comincio ad abituarmi. Sì, in fondo sono come la mia pentola, sono un modo per sfuggire alla quotidianità, alla routine, al tram tram. Dobbiamo sempre stare insieme, me e you. Sei una bella bambina. Anzi no, non sei più una bambina. Sei cresciuta questa notte. Dai, abbraccia tuo papà. No. Perché no? Perché sono cresciuta, allora basta smancerie, effusioni, ci vuole un rapporto adulto. Potrei picchiarti più forte, eh? Ma no, scherzavo, dai. Sono sempre il tuo bambino. Dai, basta chiamarmi babbo. Chiamami Geppetto. Anzi no, chiamami Geppo. Cosa c'è? Non ti fidi più di me? Ma io voglio insegnarti quello che serve per diventare una vera donna. A ballare, per esempio. Sai ballare? Basta! Basta, è troppo! No, basta! Ma a me piaceva! No, un conto è sognare una burattina di legno, è un conto avere una donna vera fra le braccia. No, è troppo, ecco. Dai, balliamo ancora! No, prima uno si abitua a stare da solo, poi si abitua a lamentarsi di stare da solo, e poi si abitua a pensare che è meglio stare da solo! Sono arrivata qui e c'eri già tu. È brutto. È brutto, brutto. Certe domeniche che non passano mai, né carne né legno. In questa che non è né una città né un paese. Col pub vicino al bar dei vecchi. Le vigne dietro un mega market. Il tempo non passa mai. Vai in paese e la strada è lunga. I piedi sembrano che non ti portano avanti. I negozi chiusi. E poi... le campane suonano e ogni tocco sembra che dica: dove vai? Dove vai da solo? Un vecchietto fuori dalla porta e la Geppetto si passeggia, eh? E cosa cazzo vuoi che faccia? Vorresti dirgli. E invece, e l'avverto, sempre giovane, eh? Poi torni a casa, ti lavi le mani, mangi, ti guardi fuori dalla finestra, aspetti che venga scuro, che si faccia notte e vai a dormire. Ma non è così! Guardate intorno! Là fuori è pieno di stelle, gechi e grilli! Fuori là, sulla collina, guarda, c'è gente! Si picchiano! Forse c'è stato un tamponamento! Senti l'ambulanza che arriva! Dai, dipingi un'altra pentola nel camino, dipingi la scritta dancing! Parliamo! sì, va bene, va bene. Allora, adesso parliamo di amore. Sì, d'amore. Però, senza dire bugie, voglio essere sincero con te. Io non sono uno di quei tipi che cercano di colmare la propria solitudine con quelle robe porche, tipo le telefonate hotline, chiamami, sono una bella melona. No, io non sono uno di quelli. Io ho sempre cercato una donna vera. Ma chissà se una donna vera cerca me. Certo che ti cerca, che ti vuole. Sì, davvero. Allora, rassicurami, sono ancora giovanile, desideravo. Oh, sei bellissimo. Eh? Sei più virile senza parrucca e sta bene con le mutande un po' abbondanti. Sì, va bene, mi ha rassicurato abbastanza. Ma dimmi un po', dal punto di vista sessuale, cosa ne pensi? Come, Nessuno mi ha fatto provare quello che mi hai fatto provare tu. Con te è diverso, è come la prima volta, veramente. Tu mi fai sentire donna. Ma quante bugie. Ma mi fanno bene, sai, sarò sempre con te. Sì, starò sempre con te, sarai la mia amica, la mia compagna. Staremo sempre insieme. Finalmente non sono più solo, sono felice. Non sono più solo. Ma sei proprio una disgrazia. No. Basta,
sono troppo vecchio. Prima ero troppo giovane per innamorarmi, adesso sono troppo vecchio. Poi tu cosa ne vuoi sapere, tu, che sei sintetica? Che non hai neanche un'età, hai solo una data di costruzione. Mi hai ferito. E non volevo ferirti. Mi hai umiliato. Non volevo umiliarti. Mi hai allontanato. Sì, quello un pochino. E allora me ne vado. No, non te ne andare, Tu sei importante per me, vedi? Io non sono uno che si stanca presto delle cose. Io non ho paura dei rapporti. Io non ho paura della convivenza. La pialla! Dove hai messo la pialla? Ma insomma, quando sei tu, è tutto un casino qua. Non si capisce più niente, sembra 10 anni che sei venuta qua. La cerco la pialla. Da quando sei venuta qua non posso lavorare e vuoi sempre ballare, cantare e mi imbesuisci con i tuoi discorsi complicati. Basta. Prendi questi zecchini e vai a comprare il caffè, il latte, 2 chili di pere, 4 ciocchi di castagno, ma devi avere le venature scure perché sennò non è buono. Sono euro, eh? Sì, vabbè. E poi? Poi? Basta? Sì, basta. Vai che adesso ho una telefonata importante da fare. Sì? Sì. www.bucocaldo. Non ti picciare, è una ditta di camini. Sono indispensabile! Oh, sì, guarda, mi hai cambiato la vita da così a così. Adesso vai a fare la spesa, dai. E se me ne andassi per sempre? Oddio, che disgrazia, l'ho perduta! Se avessi detto solo una parola per trattenerla, avessi fatto qualcosa. Sei ancora lì? Addio, allora. Sì, vai, me ne vado anch'io. Ehi là, giovane! Come mai siete pressa? Alla tua età? Io avevo 9 vite, cantavo tutta la notte dietro alle gatte, bruciavo i canili. Alla tua età? Ma smettila! Ho tutto il diritto di essere depressa. È spleen giovanile, dance alternativo. Ma cosa c'è, cara, che non va? Cosa c'è? E cosa c'è che non va? Non so cosa sono. Carne? Legno? O cos'altro? Non so quanti anni ho, se sono giovane o vecchia. Non sai cosa sei? Carne, legno, materiale sintetico e forse tutto questo? Ma non è male, cara, è moderno. E in quanto al giovane o al vecchio, che cosa vuoi dire? Sono giovane perché non ho vissuto niente e sono vecchia perché sono piena di dati, informatissima. Ho già visto tutto, ma non so neanche chi è Geppetto, mio babbo e mio uomo. Cosa? Geppetto, hai detto? Geppetto, il tuo problema. Sì, cerca di modernizzarsi, ma il risultato è pietoso. Non puoi fare un videogame di legno. Devi andartene da lui. Il tuo destino è di andare dove devono andare i giovani. E dove? Sì. Là. Verso il futuro. Là. La seconda destra. Là. Lì si chiamano i giovani. Spesso li mettono a vivere insieme in zoo con telecamere dove alcuni vengono macellati ed eliminati, ma altri invece vincono e sono pronti per il successo. E là c'è tutto, cara, se vuoi fare la tua gara. Il successo è un passo. E i principi azzurri ci sono? Principi azzurri, verdi, viola. Ma vai laggiù e non sarai mai sola. Principi azzurri a strisce rosse che non pagano mai le tasse. Mi avete convinta? Sì. È per te, cadere il motorino. È per te, il sociologo cretino. È per te, il pedofilo latino. È per te, se ti meno questurino. È per te, ogni sfiga che c'è. Va a copo e aspettami, diventerò una rockstar. Ma certo, ho già in mente il nome. Pindeclon, il nuovo rock sintetico. Sì, mi farò strada con le unghie e con i denti. Diventerò una manager, una serial killer, una grande troia. Geppetto, addio! La 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 la